Ciao Stefano, allora, Faito è morto sotto un treno a Genga, era un lupo ibrido e adesso l'Istituto di Tolentino sta facendo l'analisi genetica. Ma perché questi lupi ibridi potrebbe essere un problema? Un problema fondamentale è il dilavamento della genetica dei lupi selvatici, del Canis lupus apenninicus. In più, un ibrido che nasce da un cane e da un lupo, diciamo, non ha più l'istinto totalmente selvatico, quindi si avvicina più facilmente alle case, quindi agli allevamenti, quindi crea il panico da lupo, anche se poi alla fine non è lupo. Come Non ha... si possono riconoscere che c'è un rischio di un cane ibrido, di un lupo ibrido? Ma guarda, esattamente come è successo con Faito, puoi scambiarlo perché morfologicamente sembra un lupo, ma quando un lupo ti viene a mangiare nelle mani, gira nei paesini, gira tra le macchine, non è un lupo. A livello della Perché i lupi pelliccia non cioè, ci farebbero sono mai. delle Ci indicazioni? potrebbero essere anche delle indicazioni visive, quindi della cosa, colori troppo argentei, troppo chiari oppure magari troppo scuri. Per questo bisognerebbe fare un corso appropriato. Però quando tu vedi un lupoide, chiamiamo lupoide, quindi un cane che assomiglia molto al lupo, ma lo vedi vicino alle persone e ecco, cerca da mangiare magari il mangime dei gatti fuori dalle case così. Non è un lupo, è un ibrido. Cosa si devono fare in queste condizioni? Che Va cosa? avvisato subito il 1515, il Corpo Forestale dello Stato che mette in atto il protocollo ibrido. C'è un protocollo in Italia che si chiama, un progetto LIFE che si chiama Lupo Mirko, dove gli addetti ai lavori cercano di censire la genetica di questo individuo se viene ritrovato e lì poi scatta il protocollo cattura e sterilizzazione. E poi dopo ritorna al suo proprietario. Se ha microchip, se ha proprietario, beh, certo, torna in modo virtuale, gli torna solo sulla carta, viene confiscato, viene fatta una procedura anche abbastanza severa. Se un lupo di ibrido ha un proprietario, vuol dire che il proprietario non può tenerlo, per legge, non può detenerlo e non è capace neanche di tenerlo, perché se è in giro per strada vuol dire che non è stato capace di tenerlo, quindi va confiscato. E poi dato in affidamento a persone idonee. Faito, se mi ricordo bene, aveva un collare antipulsi. Sì, era ancora l'antipulci, sì. Dunque era stato liberato o è fuggito al suo Molto proprietario. probabilmente è stato liberato perché comunque microchip non aveva. Però sarebbe stata fatta la segnalazione già in tempi più remoti in altri posti. Da un giorno all'altro ce lo siamo ritrovato sul Monte San Vicino. Pensiamo che qualcuno se ne sia liberato, perché comunque sono cani molto particolari, non abbaiano ma ululano in continuazione. Hanno bisogno di spazio, appena trovano il minimo spazio di fuga scappano, vanno via, possono star via anche dei mesi. Quindi chi lo deteneva probabilmente ha visto che era molto difficile tenerlo e se ne è liberato. E poi il rischio che sia adottato dal branco e a quel momento lì Certo, va a contaminare i rischi la maggiori ce li abbiamo razza. sulle femmine, perché una femmina viene sicuramente accettata da un branco di lupi. Maschio potrebbe essere accettato come no, quindi se non viene accettato c'è il rischio anche che venga ucciso dai rivali. Grazie.